Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Oggi pochissime parole, perché quando c'è di mezzo la pasta e fagioli c'è da parlare poco. Pasta e fagioli di mare. Come si fa? Come si ottiene con pochi soldi, poco tempo e tanto gusto? Lo faccio vedere. Allora, prendiamo un tegame abbastanza largo. Lo scaldiamo a fuoco medio, mettiamo olio extravergine di oliva. Dentro metto un trito di aglio, uno spicchio, una cipolla rossa, un ciuffo di rosmarino, uno di origano e timo. Metto tutto quanto dentro. Insieme a soffriggere, insieme agli odori, vado a mettere una pancetta fresca tagliata a cubetti. Se avete la pancetta tesa va benissimo uguale. Una bella spolverata di pepe. E nella pasta e fagioli io ci metto il peperoncino, ragazzi, quindi di al peperoncino mettete il peperoncino, io ce ne metto mezzo piccolino perché è molto piccante, per mio figlio non va bene. Dopo 5 minuti a soffrittura a fuoco medio vado a mettere dentro i gamberetti decongelati, quindi io uso un prodotto congelato, decongelato sotto l'acqua fredda e poi messo dentro. Non metto tutto il blocco congelato, altrimenti mi si riempirebbe di acqua inutile, e questo a me non piace. Vado a mettere un pizzico di sale, ovviamente, come sempre. Adesso si alza la fiamma e si mette un bel bicchiere di vino, così sempre a fuoco alto si va a evaporare la parte alcolica come sempre. Questa ricetta, ne sono certo, vi lascerà a bocca aperta davvero. Vado a mettere i fagioli cucinati questa mattina, insieme faccio scendere le due foglie di alloro, eccoli qua, i bei borlottoni, contrasto fagiolo, pancetta, gamberetto, ragazzi, è il top davvero. Metto anche un po' di passata di pomodoro, così. I fagioli non sono salati, non vanno mai salati nell'acqua di cottura, mi raccomando, altrimenti diventano dei sassi. Quindi aggiustiamo di sale e facciamo soffriggere per un minuto a fuoco alto tutto insieme, pesce, fagioli eccetera. La quantità è 400 grammi di fagioli cotti, 400 grammi di gamberetti. Per le minestre io uso spesso una pasta fatta interamente di legumi, quindi questa è fatta con i piselli. Poi ci sono delle paste fatte con ceci, con fagioli, con lenticchie, e a me piace tantissimo perché primo ci vogliono 5 minuti di cottura, per arrivare al punto di cottura ci vogliono solamente 5 minuti. Se la fate non a minestra ma la classica preparazione di una pasta da casa, 4 minuti e viene al dente. A me piace tanto in mezzo alle minestre perché parliamo sempre comunque di legumi e ci si sposa bene. Insieme vado a mettere l'acqua di cottura dei fagioli per cucinare, così. Quindi facciamo una semi risottata di 5 minuti con l'acqua dei fagioli. Ovviamente l'acqua dei fagioli non è salata, quindi sentite sempre quando mettete un ingrediente nuovo, riassaggiate e aggiustate il sale se è necessario. Altro appunto, a me la minestra di fagioli piace bella tirata, bella densa, non mi piace l'acquosa che mi servono spesso nei ristoranti e io rimando indietro. Adesso eccoci qui, ci siamo, spegniamo il fuoco, facciamo riposare il tutto, faccio un po' rapprendere, prima di lasciarla riposare vado a mettere un cucchiaio pieno di parmigiano sopra, così. Potete scegliere anche di mettere pecorino o anche provolone piccante per dare una spinta in più, ci sta benissimo. Ho l'acquolina in bocca, non riesco a parlare perché l'odore già mi trasmette bellissime sensazioni, figuriamoci quando lo vado ad assaggiare, mamma mia che bello. Prima di servirla in tavola, l'ultimo giro di olio e la mia pasta e fagioli di mare è pronta per mangiare. Allora, cuccioli ventolosi, guardate qua, guardate che bella pasta e fagioloni con i gamberetti, il rosmarino, alloro, c'è di tutto qui dentro. Mamma che goduria. 1, 2, 3. E adesso finalmente è arrivato il momento. Fagioli,
pancetta, gamberetti, buon appetito. E finalmente adesso è arrivato il momento, vado sul fondo a prendere fagioli, gamberetti, pancetta e pasta. Guardate qua che goduria, mamma mia. Allora, belli di casa, guardate che bella cremosa, bella tirata, come piace a me. Non quella cosa che devi fare... Ma dai, su. Madonna mia. Il borlotto diventa bello cremoso e si impasta col gamberetto. In più c'è la pancetta e tutti gli odori intorno. Mamma mia, oggi va a finire male. Oggi va a finire male perché io questa è possibile pure che me la finisco. Dopo di là mi ammazzano. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Rifate passo passo le mie ricette, così che a tavola avrete il mio piatto per davvero. Se lo cambiate e cambiate qualche passaggio, allora io non ci posso fare niente se non viene bene. Alla prossima cucina, grazie mille di essere stati con me. Muah!